Avremo bisogno, al termine, di un nuovo stile di vita, anche economico, che sappia mettere a disposizione di tutti i beni, le sostanze e le proprietà, in base ai bisogni di ciascuno e non agli interessi di alcuno o del mercato. E queste non sono parole di comunismo o di ideologia, sono l'esperienza della parola di Dio, sono l'esperienza del germe originale del cristianesimo, dei primi passi di quel giorno primo e ottavo dove il Signore si è fatto presente in mezzo ai suoi discepoli diventati suoi fratelli e ha donato loro la pace, lo spirito e il perdono. Che noi, Chiesa e credenti, sappiamo ripeterlo alla società di oggi, alla Chiesa di oggi, dopo questa esperienza che ci brucia, ma che ci può far bruciare anche non solo di paura, ma di misericordia. Se sarà così, saremo più evangelici e saremo veri testimoni di Cristo risorto e potremo dire con forza: mio Signore e mio Dio.